L'editorialista del Sole 24 Ore ed ex direttore del Corriere della Sera, Stefano Folli, l'ex direttore di Radio 24, Gianfranco Fabbi, sono tra i vincitori del premio internazionale Liberamente 2010. I premi sono stati consegnati ieri sera nel corso della manifestazione che si è svolta al Teatro Comunale di Soveranto. Oltre a Folli e Fabbi hanno ricevuto il premio anche Francesco Sisci, corrispondente da Pechino della Stampa, Alessandro Vitale, politologo, docente dell'Università degli Studi di Milano. Il premio internazionale Liberamente, istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa, secondo gli obiettivi del presidente avvocato Sandro Scoppa, si caratterizza per le sue finalità di alto valore culturale e nello stesso tempo di sensibilizzazione verso il tema della libertà, che è la precondizione per qualunque ulteriore meta. Numerose le rappresentanze in sala del mondo politico, amministratori locali, rappresentanti istituzionali e delle associazioni. La serata è stata farcita con momenti musicali curati dal gruppo dei Klezmer Jazz Quartet. Liberamente, come è noto, è un'iniziativa estiva della Fondazione Vincenzo Scoppa, che intende coniugare vacanza e cultura, così creando un piacevole binomio in un momento di lontananza dalle ordinarie occupazioni. Essa propone durante il mese di agosto, e in questo contesto non usuale, con tempi e luoghi, un ciclo di momenti culturali caratterizzati da recensioni e commenti a pubblicazioni editoriali di autori del nostro tempo, affidati agli stessi o a esponenti del mondo accademico.